Se ci darai in buona sostanza la replica di quello che è stato fatto la notte tra il 10 e l'11 novembre, vale a dire procederemo con lo spostamento e il varo dell'ultimo concio di collegamento tra il viadotto in fase di ricostruzione e la spalla autostradale. Questo viadotto interessa esclusivamente via Siffredi, quindi non ci sono interruzioni ferroviarie, la circolazione ferroviaria è regolare, mentre invece si richiede la chiusura di via Siffredi per un tempo che va dalle 20 di sabato 17 al 15 di domenica 18. Questo è necessario perché per poter approntare il concio per permettere il varo occorre traslarlo dall'attuale posizione che è nelle aree dove c'erano i distributori di carburanti fra via Siffredi e la ferrovia e l'area dove appunto verrà preso in carico da tre autogru e posizionato sulla pila realizzata recentemente subito dopo la ferrovia e la spalla stessa. Ci saranno poi le lavorazioni successive, ma che avverranno senza interferenze con via Siffredi, lavorazioni comunque non di poco conto perché si tratta di eseguire i getti delle solette, la pavimentazione stradale, l'illuminazione, lavorazioni a loro modo standard, ma essendo compresse in un tempo così ridotto, chiaramente necessitano di particolare attenzione. Quindi è un disagio di cui ci rendiamo conto dovrà farsi carico la cittadinanza, ma in previsione di un beneficio che noi come Sviluppo Genova, l'impresa e il Comune stiamo cercando di portare a termine per garantire fine di novembre, primi giorni di dicembre, l'apertura al transito del viadotto sud dell'810. A gennaio inizieremo con i vari del viadotto nord per avere poi tutta l'opera perfettamente percorribile a partire dalla metà di marzo del 2019.